Questa mattina è stato già detto praticamente tutto, quindi aggiungere ulteriori cose è veramente molto difficile. Però prima di arrivare al settore specifico dell'industria dei media, dove ovviamente la RAI è importante, volevo fare anch'io qualche piccola considerazione generale e poi arrivo ai media. Beh, noi qui oggi stiamo parlando tantissimo di una delle facce della medaglia, che in realtà è una medaglia con tante facce. Stiamo parlando soprattutto della necessità di modernizzare il paese, ma a livello, attenzione, di abilitatori, cioè di quelle applicazioni e soluzioni e servizi che servono per rendere la vita sociale e economica, del paese migliore, più moderna e più competitiva. Ma, non basta, non basta proprio. E questo tipo di fenomeno è interessante inquadrarlo un po' sulla storia degli ultimi 30-40 anni. Si è stato citato spesso qui l'Olivetti, ma 25-30 anni fa noi avevamo un'industria manifatturiera fortissima, al di là dell'Olivetti. Nelle telecomunicazioni c'era Telettra, c'era Italtel, c'era Sirti ancora fortissima, Fatme, Face, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste aziende sono sostanzialmente finite. Perché? Perché ad un certo momento, proprio verso la fine degli anni 90, ma già prima, tra l'80 e il 90, ha cominciato a predominare una cultura finanziaria non più industriale. E quindi si è cercato di fare cassa su quanto era stato costruito negli anni precedenti, vendendo. L'esempio che io ho vissuto direttamente con Omnitel, Omnitel è stata la prima e unica forse vera startup italiana di grande successo, che partendo da zero è diventata un'azienda bellissima e fortissima, talmente bella che ad un certo punto valeva tanto e quindi gli azionisti italiani, Olivetti, ha deciso di vendere. Ha deciso di vendere ad un'altra azienda inglese che si chiamava Vodafone, che era più piccola al momento di Omnitel, molto più piccola. Ma in quel momento potenzialmente Omnitel poteva comprare Vodafone, soltanto che Vodafone UK aveva la strategia industriale di espansione delle telecomunicazioni non soltanto nel proprio paese ma in tutto il mondo e quindi ha cominciato a fare acquisti in tutti i paesi del mondo e prendendo ovviamente gli operatori migliori. In Italia c'era Omnitel che era acquistabile, l'altra era solo Telecom Italia che non era acquistabile. E quindi invece di comprare Vodafone UK, Omnitel è stata venduta a Vodafone UK, ma ad oggi noi potremmo avere al posto di Vodafone, che a parte la Cina è il primo operatore mondiale di telecomunicazioni mobili del mondo, appunto, potremmo chiamarla Omnitel. E invece si chiama Vodafone, proprio perché ad un certo punto è diventato predominante l'approccio finanziario invece che industriale. E così è successo per tutti. L'esempio della Telettra è molto molto conosciuto ed è molto, molto simile a quello di Omnitel, anche la stessa Olivetti, eccetera, eccetera. Però parallelamente è nata la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione. L'esempio di Omnitel era infatti il primo caso di deregulation, come si diceva. E quindi poi dietro Omnitel sono arrivate Wind, Tre, Fastweb, eccetera. Esplosa l'industria, attenzione, dei servizi di telecomunicazioni, le quali facevano le infrastrutture ciascuna per i fatti propri. Omnitel, Wind, Tre, Fastweb facevano tutti, e fanno ancora oggi, le infrastrutture solo per i fatti propri, a silos, non in maniera coordinata. E quindi è esplosa ad un certo punto l'industria dei servizi mentre era già morta l'industria manifatturiera. Quando è esplosa l'industria dei servizi, è diventata molto ricca, guarda un po', è stata venduta pure all'industria dei servizi, perché Telecom Italia sostanzialmente è già non più italiana e non lo sarà nemmeno più ora. Vodafone non è italiana, Wind non è italiana, Tre non è italiana, Fastweb non è italiana. Cioè abbiamo perso anche l'industria dei servizi per motivi finanziari. Quindi abbiamo perso la manifattura e i servizi e oggi qui stiamo discutendo di mettere servizi. Ma attenzione, non abbiamo la manifattura e non abbiamo le infrastrutture. Quindi che cosa manca nella lista dei desideri? Manca
la competenza tecnologica che è andata persa, le scuole italiane non sono più in grado di brevettare, di produrre ingegneri o tecnici o esperti in grado di innovare e brevettare, e quindi dietro l'innovazione e la brevettazione poi arrivano le idee veramente. Non è la solita app come ormai i nostri ragazzi sono abituati a fare, pensano di aver inventato, di diventare i nuovi Bill Gates, facendo l'applicazione che serve per prenotare con una bella grafica un posto in una pizzeria, perché tipicamente le applicazioni delle le start-up italiane fanno questo, come si prenota con una bella grafica un posto in una pizzeria. Ok? Questo è il problema. Quindi l'educazione, la scuola, la capacità di innovare, di brevettare, eccetera. E poi ci vogliono le infrastrutture di conseguenza, le infrastrutture abilitanti su cui appoggiamo quello che stiamo discutendo oggi. Perché noi possiamo parlare quanto vogliamo se non abbiamo bellissime cose assolutamente necessarie, fondamentali, urgentissime, ma devono essere appoggiate su uno substrato. E questo substrato non c'è. E quindi ci vogliono le infrastrutture. Le infrastrutture non devono però essere solo comprate. Noi oggi, se vogliamo fare le infrastrutture, dobbiamo comprare i router di Cisco, non più di Telettra o Italtel. Dobbiamo comprare le infrastrutture di Cisco per fare quello che stiamo discutendo oggi. E questo è il problema ulteriore. Cioè ci vogliono le infrastrutture, ma se le vogliamo fare le dobbiamo comprare all'estero, perché non siamo più capaci di farle noi. E questo è il cuore, uno dei cuori fondamentali del problema. E poi ci vuole quindi una visione, una visione verso cui andare nel fare gli sviluppi. Cioè, ovviamente la visione di oggi è quella, questi sono abilitatori necessari per rendere l'Italia moderna, e questo è presupposto fondamentale. Condizione necessaria ma non sufficiente. Condizione necessaria ma non sufficiente. Chiudo questa piccola premessa, vengo velocemente per motivi di tempo all'industria dei media. Ecco, anche l'industria dei media veramente sta vivendo oggi un momento di opportunità e di inizio di grande trasformazione. Dobbiamo stare attenti a non perdere per l'ennesima volta il treno. Perché in particolare le televisioni, non soltanto la Rai, ma Mediaset, Sky, La 7 e tutte le altre, stanno rischiando di perdere un treno. Come gli esempi che ho fatto prima erano a proposito. Per raccontare i treni persi. Anche oggi abbiamo un treno che può essere perso oppure può essere guidato e andare veramente verso un buon obiettivo. Il punto fondamentale è che stiamo vivendo la trasformazione da una fruizione di contenuti che è di tipo lineare, generalista, ma soprattutto per una popolazione televisiva ultra sessantenne, tutti gli operatori televisivi italiani hanno come età media dei loro telespettatori 62 anni. Okay? I giovani sotto i 20 anni non guardano la televisione, ma guardano contenuti, tanti contenuti, più o meno discutibili ovviamente, ma li guardano e li usano. Quindi sono molto attivi. Attenzione, anche qui piccola parentesi, sono molto bravi a usare, non sono capaci a fare. Okay? Sono capacissimi ad usare questo, ma non sono capace a progettare questo. Altro problema fondamentale. Quindi il momento di trasformazione è passare dalla vecchia televisione, che è passiva e con contenuti, e comunque con un paradigma, un palinsesto per ultra sessantenni, ad una televisione che diventa invece attiva, partecipativa, personalizzata, e per fare questo vuol dire diventare media company. Le televisioni devono trasformarsi in media company, che vuol dire i contenuti possono essere usati dalle persone come, dove, quando voglio, come, dove, quando voglio, personalizzati o non personalizzati che siano, in broadcast, unicast o multicast che sia, cioè la totale agnosticità rispetto ai terminali e rispetto alle reti di distribuzione e diffusione. Questa è la grande trasformazione che sta avvenendo ed è quello che ormai i giovani sotto i 20 anni sanno già. Loro si comportano già così, sono totalmente agnostici da questo punto di vista. Quindi è necessario fare in modo che le televisioni, le industrie del settore dei media si trasformino opportunamente. Quindi per fare questo sono necessarie competenze digitali. La RAI appunto ha già iniziato un gigantesco progetto di totale digitalizzazione dell'azienda,
ma è solo all'inizio. Dobbiamo trasformare la radio in un'azienda completamente cloudizzata, completamente IP, completamente agnostica alle reti di distribuzione e diffusione, non solo più le frequenze televisive, ma le fibre ottiche, i satelliti, i mobili. La possibilità di utilizzare i contenuti tramite qualunque terminale, la televisione, la smart TV, il computer, il laptop, eccetera. Solo così noi riusciamo a cavalcare l'industria dei media, dove storicamente, anche lì, storicamente l'Italia era dominante e fortissima. Adesso l'arrivo di Netflix, io non vedo l'ora che arrivi, a fine anno dovrebbe arrivare. Ecco, loro sono già su quel tipo di paradigma, che è un paradigma di essere agnostici facendo, come dire, dominare i contenuti e le persone che fruiscono di quei contenuti. Quindi quello che serve è una fortissima lucidità di visione di che cosa sta succedendo, una prioritizzazione delle azioni. La digitalizzazione di cui si parla e l'informatizzazione di cui si parla oggi è essenziale, ma deve appoggiarsi su delle infrastrutture. Bisogna avere la capacità di progettare le infrastrutture. Dove ci sono problemi di risorse scarse, bisogna che la politica abbia la forza di risolvere il problema dell'uso delle risorse scarse, imponendo in quel caso soluzioni condivise e nazionali e lasciando la libertà di competere sulle infrastrutture dove non c'è un problema di risorse scarse. E quindi poi bisogna lavorare moltissimo sulla scuola. L'università, con il modello 3 più 2, sicuramente ha ormai dimostrato di aver indebolito la capacità di profondità di educazione, perché si fanno 150 esami invece a ingegneria invece che 30 in 5 anni, è evidente che quegli esami sono molto superficiali. Grazie. Grazie Valerio Zingarelli.